il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e su questa biblioteca e con voi rimanga sempre. Amen. Rullo di tamburi! A Sovere è inaugurata la biblioteca e centro civico Piero Guizzetti, un momento importante per la comunità, un'opera fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Ecco, perché una biblioteca e soprattutto una biblioteca così? Ci troviamo in un edificio speciale. Sì, decisamente. Oggi è stata una giornata che insomma mi ha riempito di grande orgoglio. È stato un lavoro iniziato ormai diversi anni fa, anche solo per veramente, quando si dice tirar fuori un sogno dal cassetto, è stato davvero così. Che significato volete dare a questo luogo? Per noi deve essere un centro catalizzatore, come lo sono le nostre scuole. Il posto dove si trova è fondamentale, perché dà proprio continuità alla nostra idea e questo vuole essere un po' la casa di tanti soveresi, penso chiaramente ai ragazzi, ma un po' a 360 gradi tutti i miei cittadini, dove qui potranno trovare insomma tutti questi amici che sono tutti i nostri libri e a cui noi sempre ci ispiriamo. Insomma. Abbiamo detto all'inizio un edificio speciale. Sì, esatto. L'architetto Moschini, sin dalla sua visione iniziale, l'ha pensato come una continuità pianura montagna, che è un po' la caratteristica del nostro paese, chiaramente, dove ci affacciamo sul lago di Iseo, ma dietro di noi ci sono l'imponenza delle nostre montagne. E la struttura stessa richiama questo aumento di altitudine. Man mano si sale verso il monte ha voluto essere molto originale, ma allo stesso tempo integrarsi completamente all'interno del paesaggio. C'è stata anche una certa attenzione nella scelta dei materiali, così come nelle prestazioni dell'edificio. Assolutamente, l'edificio è un edificio, come si dice adesso, NZEB, cioè si autoalimenta da solo. La scelta del legno è stata quella scelta forte che abbiamo fatto, che insomma l'architetto ci aveva sottoposto. Ultima cosa, come è stato possibile finanziarla? Allora, è stato possibile finanziarlo grazie all'aver partecipato a un bando di Regione Lombardia di rigenerazione urbana, per la quale siamo stati assegnatari di 500.000 euro. E a fronte poi, nel corso di questi anni, come dicevo prima, le risorse che sono state messe sono state non indifferenti anche per il Comune di Sovere, e abbiamo chiuso tra esterni, interni, arredi, eccetera, 1.400.000 più o meno.